Torino, loco! Vamo, carato! Al tavolo 4! Para! La! Mandare la fina col più! Ananas, loco! Vamo! Sì, tutto bene, ma tu e May siete nell'occhio del ciclone. C'è molto da lavorare, ma è per una giusta causa. E preferisco rendermi utile piuttosto che attendere un intervento dall'alto, no? Sì, certo. Mi raccomando, ricorda le protezioni, mascherina e guanti. Stacca la spina ogni tanto e doppio turno di riposo per May. Ecco il bacino. Ma non vedo Scorpio. Diamo un'occhiata da vicino. Amici, ma soprattutto amiche della bandana La Spagna Apple Crew, benvenuti, bentornati sul canale di Marco For Press. Siamo al 39esimo Miles, video. Miles, sono di nuovo io. Volevo solo dirti di aver cura di te e assicurati che zia May si riposi ogni tanto. So che è difficile. Convincerla a prenderci una pausa è un'impresa titanica, ma farò il possibile. Grazie, Miles. Facciamolo. Saluta May e sii prudente. Se fossi un mercenario travestito da scorpione, dove potrei essere? Dietro di te! Io ti finirei qui, ma è Octavius che paga e lui vuole torturarti. Perché? Scelta che rispetto. Dannazione, cosa mi hai iniettato? Un antibiotico, probabilmente. Un blando analgesico. Ok, allucinazione. È un mare di veleno. Non può essere. E infatti non può essere vero. È un mare di allucinazioni. Il veleno. Ma non posso rischiare. Devo spostarmi più in alto e analizzare la sostanza che mi ha iniettato. Sì, infatti andiamo in un posto dove posso arrampicarmi, Cristo. Che ne sembra Slime Climb The Fall Guys. Ok, qui sono al sicuro per ora. Devo analizzare la neurotossina. Ovviamente. Per creare un antidoto. Non posso farle dei circuiti. Scorpio non si è risparmiato. Io lo butto là. A me mi pare una cazzata. Invece no, funziona. Strano. Fin troppo facile. Considerando anche che sono avvelenato. In queste strade di veleno. Neurotossine allucinogene. Il mio cervello creerà incubi che il corpo percepirà come reali. Devo creare l'antidoto in fretta. Per iniziare mi serve uno steroide naturale. L'estratto di Eclipta Alba dovrebbe fare al caso mio. La serra della ISU è vicina. Speriamo sia stagione. Quindi ovviamente se io becco il veleno, anche se non c'è nessun veleno, il mio corpo lo percepirà come un veleno vero velenoso e quindi reagirà di conseguenza facendomi perdere energia, punti salute. Che bello che ha capito. La serra, finalmente tutti. La serra. Dovrebbe esserci l'eclipta alba. No, sono arrivato. Peter, dai, ti chiami anche come il mio cane. Pedro. Dove è finita? Sei tu, qualcuno ha detto sei tu. Ma è reale o immaginario? Forse entrambe. Doc? È solamente l'effetto delle allucinazioni. Ma puoi farcela, Parker. Doc, sembri... Ero prima che l'interfaccia neurale mi intaccasse la mente. Le ossessioni mi tormentavano anche allora. La faccia mi permetteva di abbandonarmi adesso. Sistemerò tutto. Anche te. Credimi. Ah, Peter. Sempre pronto ad assumere la responsabilità. Persino se la situazione finirà. Non hai idea di quante volte. Allora perché mi fai questo pezzo di merda? Mi spiace tanto. Mi spiace tanto. Sì, certo. Mi spiace. Eppure non hai fatto nulla per impedirlo.
Anzi, viene a chiedersi quali siano le tue priorità. L'ho facilitato. Quella è l'Eclipta Alba. Molto bene. Quadrato X, quadrato X. Caricamento nascosto, forse? Posso usare la metropolitana? Dormi, conte di scorpione. Deliziose. Grazie, cervello. Come ti senti, ragnetto? Il panico ha già preso il sopravvento. Scorpione, come hai avuto questo numero? Sempre queste domande banali. Non chiederti come ho fatto a chiamarti. Chiediti piuttosto se questa conversazione sia reale. Non sia l'ultimo febbrile sussulto del tuo cervello. Reale o mito? Neutralizzato il veleno, verrò a prenderti, Mac. L'intestino fa la voce grossa. Avevo capito l'intestino. Eccoci. Ecco la stazione di ricerca. Sicuramente la prenderò al primo colpo. La turbina è svanita. Ovviamente. E adesso siamo di nuovo al laboratorio. Non di nuovo. Cioè, nell'atrio, perché in realtà... Sei in ritardo. Strano. Sei in ritardo per aiutarmi. Veramente. Questo non sei tu, Doc! Quello sono stato appunto lì. Oh no, al contrario. Sono il me che la buona società trova sconveniente. Il volto che ha voluto reprimere. Grazie a te, ho rotto quelle catene! Mi dispiace. Troverò il modo di aiutarti, te lo giuro! Smettila di ingannare te... Come cantavano i tre ragazzi morti. Sono morto. Ma andiamo avanti. Dai, sì. Mi dispiace. Troverò il modo di aiutarti. Te lo giuro! Smettila di ingannare te stesso! Tu non aiuti mai nessuno. Non sei vittima del veleno. Tu sei il veleno. Chi ti tocca soffre. Non fuggire! Non posso correre. Lasciami provare! Io non voglio nulla da te! Sto sbiciando. Sei un fallito. Nella vita, in amore, sul lavoro. Porti solo sciagura! Sul lavoro? Beh, in no, effetti. Aspetta! Non mi rassegno con te! Ti prego, parla con me! Sul posso lavoro? Aiutarti! Sono fin troppo bravo, direi. Come gli altri, limitandomi, soffocandomi. No, il mio genio dovrà brillare di luce propria. Ah, e le due per attendermi, non lo sapevo. La tropina. Almeno fatemi muovere. Io non voglio drammatizzare questi momenti, cioè non voglio sottovalutare questi momenti di rispetto, perché stiamo attraversando un momento importante per Peter. Ora ho la propria. Non resta che miscelare l'antidoto. Senti di tornare al laboratorio. Ancora dei nostri? Sono quasi guarito. Mi spiace di dirti. Stai sereno, ragno. Le stai sereno. Non sono affatto finite. Ci rivedremo presto, molto presto. Contaci. Stai sereno, è bellissimo. Benissimo.
fatto, ce l'ho fatto. Devo preparare l'antidoto. Sarà quello vero adesso? Finalmente. Ma non devo più utilizzare il mio tesserino? Peter? Oh, fa... Non era quasi uguale. Sei il mio regno. D'accordo. Sei uguale a Osborn. Vuoi depredare le mie idee? Tutto ciò che sta accadendo è colpa tua. So che ridevate di me. Tutti quanti. Pensavi che avessi dimenticato? Scorpion, sei reale. Fermoli, ora te lo dimostro. Era il momento giusto. Wow, sembrava un'armatura di Cavaliere del Zodiaco. Un'altra allucinazione. Perlomeno si lascia picchiare. Devo schivarli? No, non mi mirano. Non sarà così semplice. Sì, dove sei? Sei tu il veleno che tenta di distrarmi, ora lo so. Fatti sotto! Posso colpirlo? E una! Sei un perdente! Sempre lo sarà! Oh. Non si deve avvicinare! Sia l'ultimo. Non sono quasi morto, infatti. La centrifuga che mi serve. Devo solo afferrarla mentre centrifuga se stessa. Ah no, bene. Finalmente. Ormai non so. Perché me ne tagliate così? Oh. Dov'è il mio costume? Già. La decontaminazione mi è un po' sfuggita di mano. Te forse prego. Dovrei mettere dei vestiti. Ti prego, sbloccamela questa cosa come costume. Ora devo solo fingere che non sia mai accaduto. Ti prego, sbloccala come costume, perché guarda. Tutti i miei ricordi qui. Compromessi per sempre. Tecnologia innovativa che crea il mondo che io merito. Abbiamo bisogno di distruggere il nostro competitor diretto, la Oscorp. Gli occhiali non ci sono più. Ma le braccia? Non ne aveva... Cioè, non sono quelle che ha addosso? Dai, parlami delle patatine. No, incredibilmente, la musica posso permetterla. Entrambe lì. Giusto per curiosità. Sì, completato. Parker, non ti lasci sfuggire nulla, vero? Osservi, memorizzi, rubi. Chi ti ha parlato dell'interfaccia neurale, eh? Quella che ho creato io. Del mio lavoro. Ah no, non è vero, l'hai creato. Ormai è finita, Parker. Pronto, io. Mi sono fidato di te. E invece di riconoscere il mio genio, tu cosa hai fatto? Hai cercato di fermarmi. Hai puntato il dito contro i difetti. Ma non ci sono difetti. L'interfaccia è meravigliosa. È la perfetta estensione della mente. Il pensiero prende forma attraverso queste incredibili braccia. E io ho un singolo pensiero ora. Distruggere la reputazione di Norman. Devo solo trasformare l'idea in realtà. La siringa là dietro è diventato lo scorpione di Scorpion. Completato.
incontrarsi sul tetto, questo è il piano. Me l'ha fatta sotto al naso. Già. Aveva già previsto tutto prima che l'interfaccia lo portasse al punto di non ritorno. Da quanto tempo usava il dispositivo prima che me ne accorgessi? Mi sa da un po'. L'interfaccia neurale sta esacerbando la furia di Doc. Potrebbe non riacquistare il controllo. C'era scritto comunque che tra gli effetti collaterali possibili e probabili c'erano anche perdita di memoria. Parker si interroga sui rischi dell'interfaccia, ma perché è solo un neofita? Non ha mai creato nulla. Spera ancora di restare defilato, di non sporcarsi le mani. Ma sono morti molti uomini per fondare questa nazione o per portarci sulla luna. Ogni conquista esige un tributo di sangue. E la nostra impresa, la lotta al turpe regime di Norman, potrebbe rivelarsi la più sanguinosa di sempre. Non lascerò che accada, Doc. Doc non si è limitato a rinforzare le braccia, ma le ha trasformate in armi. Costume completo. Il giornale è rimasto quello. Questo l'avevamo visto. Qui è dove mi sono risvegliato? Molto probabile. Te prego. No, non c'è un nuovo costume in cui sono in mutande. Forse me lo danno alla fine del... Già. Esaurisco immediatamente un secondo colpo di grazia. Sì, questo non vedo l'ora. Premi il triangolo con una schivata perfetta. Ah, questo cercavo di farlo l'altra volta. Mi sa che ci siamo, Mi sa che strada di veleno, che dovrebbe essere la 40ª missione primaria, è finita. Ci siamo. Siamo quasi al gran completo, signore e signori. Siamo quasi al gran... Esatto. Sono ancora mezzo stordito. Devo disintossicarmi dal veleno prima di occuparmi degli altri criminali. Buon pretesto per uscire di pattuglia. E ci vediamo allora nel prossimo video. Amici, ma soprattutto amiche della banda Nana Spanapple Crew, buonanotte e buone botte.